Ciao, sono Dario per Alternativa Linux. Le differenze tra le edizioni di Linux Mint possono disorientare chi vi si avvicini per metterlo alla prova, ma al termine del video conoscerai le principali differenze tra di esse e sarai in grado di scegliere quella più adatta alle tue esigenze. Linux Mint viene distribuito in quattro differenti edizioni. Le prime tre sono basate sulla distribuzione Ubuntu, ma Linux Mint non è propriamente una cosiddetta derivata di Ubuntu. Eredita però il suo motore dalle versioni LTS, cioè quelle più stabili e supportate per 5 anni dall'uscita. È infatti compatibile con i repository, gli archivi ufficiali delle applicazioni di Ubuntu, installabili anche in Linux Mint. Non sono molte le differenze tra queste tre prime edizioni, che adottano ambienti grafici diversi. Il primo di essi è sviluppato appositamente, così come alcune utilità ad uso comune chiamate X-Apps, che si ritrovano in tutte e tre. La semplicità d'uso è lo scopo principale di Linux Mint, che si rivela una scelta anche migliore di Ubuntu per chi proviene da Windows per l'immediatezza con cui si impara ad usarlo. Un'ultima edizione, riservata al momento ad una nicchia ristretta di utenti, non si basa su Ubuntu, ma riveste per il team di sviluppo di Linux Mint un'importanza strategica. Entriamo comunque nei dettagli delle differenze tra le edizioni di Linux Mint. La versione ammiraglia, chiamata Cinnamon, e conta su di un ambiente grafico appositamente sviluppato a partire dal 2013, elegante, essenziale, ma completo e funzionale. L'edizione Cinnamon di Linux Mint viene dotata di un file manager chiamato Nemo, anch'esso appositamente realizzato dal team per questa edizione. Malgrado la leggerezza, Nemo è un file manager completo e molto potente. In occasione dell'uscita dell'edizione euliana a giugno 2020, sono state introdotte in Nemo migliorie con notevole incremento nella rapidità e performance. L'edizione Mate, tradizionale, stabile ed affidabile, adotta l'omonimo ambiente grafico, disponibile anche per Ubuntu e altre distribuzioni Linux. L'ambiente Mate è molto apprezzato per la sua stabilità e il ridotto impiego di risorse. Linux Mint Mate Edition viene distribuito con un differente file manager predefinito rispetto alle altre edizioni. Si tratta di Kaha, in luogo di Nemo presente nell'edizione Cinnamon. La dotazione di software dell'edizione Mate è pressoché identica a quella dell'edizione Ammiraglia. È distribuita infatti con la medesima versione di LibreOffice, con Firefox e Thunderbird, ed i medesimi applicativi per i file di testo, la visione di immagini e Xreader per i PDF, e anche gli stessi applicativi audio-video e per la grafica. Non sono disponibili alcune funzionalità di interazione con il desktop tipiche di Cinnamon, e anche le combinazioni di tasti predefinite, le scorciatoie di tastiera, sono in parte differenti. Ma l'ambiente grafico Mate è tutt'altro che povero di caratteristiche e anzi dispone di possibilità di personalizzazione notevolissime. Nel suo menu si trova infatti l'utilità Compiz Config Settings Manager, che consente di intervenire in tantissimi dettagli e, volendo, attivare effetti di notevole impatto grafico. Linux Mint XFCE Edition viene distribuito con l'omonimo ambiente grafico. XFCE è davvero essenziale e leggerissimo, molto apprezzato per queste caratteristiche, adatte a sistemi anche meno performanti. E malgrado buona parte della dotazione software sia la medesima delle sorelle, viene adottato il file manager Thunar, semplice e leggero, ma con un controllo completo sul file system. E non mancano le possibilità di personalizzazione dell'aspetto grazie alla presenza dell'utilità Compiz Config Settings Manager. Come accennato, le principali differenze tra le edizioni di Linux Mint consistono nell'ambiente grafico adottato, in un differente file manager predefinito, Kaha e Thunar sono i predefiniti di Mate e XFCE, e in un menu di diversa organizzazione. Solo alcune delle utilità predefinite sono differenti e talvolta più parsimoniose di risorse rispetto all'edizione Cinnamon. Ma ad esempio il gestore applicazioni, per l'accesso alle decine di migliaia di software open source installabili gratuitamente con un click, è il medesimo, e affidandosi al ricco catalogo delle applicazioni installabili in Ubuntu, consente di dotarsi comunque di programmi in grado di soddisfare qualunque esigenza, indipendentemente dalla metafora desktop adottata. L'esperienza d'uso si dimostra infatti pressoché identica e le caratteristiche dei differenti ambienti grafici sono lasciati all'apprezzamento degli utenti, talvolta affezionati all'uno o all'altro. Ma non v'è dubbio che le edizioni Cinnamon, Mate e XFCE hanno un impatto differente sulle risorse del sistema e sono, nell'ordine indicato, sempre più parsimoniose e quindi progressivamente più adatte a sistemi datati o con capacità di calcolo inferiori. La Debian Edition, abbreviata in LMDE, è attualmente alla versione 4, chiamata Debi. Non è basata sul motore di Ubuntu e sulle relative applicazioni, ma su quello della versione genitrice anche di Ubuntu stesso, Debian, appunto. È una versione robusta e stabile, e ad un'occhiata superficiale non si nota neppure la differenza dalla edizione Cinnamon, da cui prende in prestito il medesimo ambiente grafico. È infatti presente Nemo come file manager, le altre applicazioni e impostazioni dell'edizione ammiraglia di Linux Mint.
Ma il gestore applicazioni, che pure ha un aspetto omogeneo tra tutte le edizioni, non si appoggia ai repository di Ubuntu come le sorelle, ma direttamente a quelli della distribuzione Debian. È quindi forse inferiore la disponibilità di pacchetti ed applicativi installabili con un clic, ma gli utenti di Linux che hanno confidenza con l'ambiente Debian saranno comunque in grado di garantire complete funzionalità a tale distribuzione, che comunque, come le altre, adotta il sistema di installazione di pacchetti APT. Linux Mint Debian Edition ha ancora un seguito limitato ad una nicchia ristretta di utenti di Mint, circa l'1% secondo le statistiche pubblicate in luglio, malgrado il valore strategico che il team gli affida. Secondo il fondatore del progetto Linux Mint, Clément Lefebvre, lo scopo di LMDE è quello di garantire un'esperienza di utilizzo identica a quella di Cinnamon nell'ipotesi di scenari futuri in cui Linux Mint non possa o non desideri affidarsi più a Ubuntu come base. E infatti il suo scopo non è quello di fare concorrenza a Linux Mint nelle tre edizioni principali, ma quello di valutare l'impegno e gli sforzi necessari a garantire una continuità del progetto senza il ricorso ad Ubuntu. Cinnamon è la versione più moderna ed avanzata tra i desktop di Linux Mint ed è giustamente considerata la versione ammiraglia. È molto semplice da utilizzare per chi è abituato a Windows, ma molto più veloce, senza fronzoli, essenziale ed elegante. Si dimostra davvero molto stabile, performante ed affidabile, specie se utilizzata senza ricorrere a troppi effetti tridimensionali ed animati proprio come da installazione predefinita. Coloro che sono abituati ad interagire con Windows anche tramite scorciatoie di tastiera troveranno estremamente semplice cominciare ad usare con profitto il desktop di Cinnamon. Puoi aprire una finestra di Nemo, il file manager, con la combinazione di tasti Win più E, chiudere una finestra con Alt più F4, oppure passare da una finestra aperta all'altra con Alt più Tab. Se devi scegliere l'edizione di Linux Mint più adatta e sei nel dubbio, il mio consiglio è quindi quello di puntare sulla versione Cinnamon. La pagina del blog ufficiale di Linux Mint, in cui viene annunciata la versione 20, nome in codice Euliana, riporta come requisiti di sistema 1 GB di RAM, 2 GB raccomandati per un uso confortevole, 15 GB di spazio su disco, raccomandati 20, 1024x768 di risoluzione schermo. E malgrado le differenze tra le edizioni di Linux Mint, il dato rimane costante nella pagina ufficiale di ciascuna di esse. Secondo il mio parere, per avere prestazioni ragionevoli e senza intoppi, è bene disporre di non meno di 2 GB di RAM per la versione XFCE e almeno 3 GB per le versioni Mate e Cinnamon. È poi raccomandabile disporre di una scheda video con almeno 128 MB di memoria dedicata per XFCE e di almeno 256 MB per le versioni Mate e Cinnamon. Sono sufficienti 30 o 40 GB di spazio su disco. Se però desideri mantenere attivi i backup di sistema, particolari applicazioni molto grandi e/o abbondanti fotografie, brani musicali o video e hai un hard disk di capienza sufficiente, ti consiglierei di riservare a Linux Mint almeno 100 GB. Con oltre 4 GB di RAM, una scheda video con almeno 512 MB di memoria dedicata, l'installazione sarà una bomba. Fino alla versione 19.3 di Linux Mint, ulteriori differenze tra le edizioni riguardavano la disponibilità di versioni a 32 bit o 64 bit, ma con l'annuncio del rilascio di Linux Mint 20 Euliana, il team ha chiarito che architetture a 32 bit non sarebbero state più supportate. Questo potrebbe significare l'impossibilità di installare la più recente versione di Linux Mint in un computer davvero troppo vecchio. Se vuoi installare Linux Mint in un computer che ha più di 10 anni di età, potrebbe essere una buona idea quella di scegliere la versione 18.1 con desktop XFCE, che sarà comunque supportata fino ad aprile 2021. E se inoltre sei costretto ad un'architettura a 32 bit, devi necessariamente ricorrere ad una versione precedente a quelle del 2020, proprio perché queste sono previste soltanto a 64 bit. In caso contrario, è da scegliere assolutamente la versione più recente disponibile. Comprese le principali differenze tra le varie edizioni di Linux Mint, non ti resta che scaricare quella più adatta alle tue esigenze dalla pagina di download nel sito ufficiale. Trovi tutti i link all'interno del post all'interno del quale questo stesso video è stato incorporato. Spero tu abbia gradito questo video, ti ricordo di iscriverti al canale perché ti venga notificata ogni nuova pubblicazione e ti consiglio di fare sempre riferimento principalmente al blog dove tutte le notizie sono sempre aggiornate. Ciao!